Siamo pronti, Teddy? Buongiorno! Vai dietro. Buongiorno. Nuova giornata, nuova esperienza. Andiamo! Ci sta anche un anfibio così, eh? Io mi ci vedrei anche. Braccio fuori. Braccio fuori e via. Andiamo di dietro con lo specchietto, guardiamoci e aspettiamoci sempre, perché per cose molto semplici si strada, ma presenta rotonde, semafori, incroci, specialmente nel centro di Carrara, per evitare di perdersi e prendere stradine laterali, cerchiamo di aspettarci. Io andrò molto piano, come testa. Quindi, gente, consigli ce li ha dati, la spiegazione l'abbiamo ascoltata, la GoPro è pronta, il drone è dietro, le riprese le facciamo e ora andiamo a vedere un po' come sono queste cave di Carrara. Le cave. Abbiamo iniziato a salire la strada. Dovremmo essere quasi ai piedi di quel monte che si vedeva prima, della cava. Ah, non lo so, è una scoperta tutta anche per noi, eh? Vediamo. Qua abbiamo fatto una piccola sosta, siamo ai piedi delle cave, e sosta, ristoro, ora vado, un po' tutti. Ora vado anche a ristorare e poi, quando si parte. Ripartiamo. Dopo. Siamo, hanno annunciato di tornare a bordo, in teoria si dovrebbe andare. Non ho ristorato però. Non ci abbiamo avuto tempo. Accendere. Thank you.
qui dentro. Spettacolare. Mamma mia. Ci vogliono i LED per vedere bene. Io accenderei un po' i LED per far vedere qui dove si gira. Guarda qua. Si... qui, tento qui dove si gira. E quest'altro fermo. Tenti, dai un po' indietro. Qui siamo proprio all'interno di dove lavorano, con le cave. Sì. Questo furgone dove vuole andare? Ma, ah, ma ci si ferma? Vedrai, sì. Ah, dentro la cava? C'è un umidino qui dentro. Territorio è stato martoriato durante la seconda guerra mondiale, tant'è che Ravaccione, dove siete arrivati voi, era l'avamposto partigiano. Fu preso di mira dai bombardamenti aerei, distrussero la Marmifera e alla fine della guerra il comune non aveva i soldi per aggiustarla, così preferirono smantellarla piano piano. Con tutto ciò rimase questo tunnel in disuso. Dell'amico Carlo, che era un cavatore dell'epoca, chiese al comune di Carrara la concessione, le cave vengono date in concessione, la montagna non è mia, la montagna è del comune di Carrara, ci danno una concessione, come avere una casa in affitto, va bene? Signori, una roba del genere non la rivedrete mai più in vita vostra. Qui, ovunque voi guardate, è marmo, carbonato di calcio al 99,9%. Comunque è uno spettacolo, è stato. Ma io non bello. Me lo sarei mai immaginato che dentro erano enormi. Ma io non così. Pensavo mica che ci fossero le cave all'interno. Pensavo fossero solo quelle fuori che si vedono, sai, quei fianchi, quelle ferite bianche alle montagne. E invece no. Niente. Dal video non sembra, ma è ripida sta strada. No, per farvi capire, Teddy è arrivato fino in fondo. Bisogna reggerlo perché sennò si schiaccia contro. Eh sì, è bella ripida. Questo è come bisogna tenere Teddy, sennò finisce contro il vetro in fondo alla macchina. È perché mi sta fermo un secondo.
andava a mietere le prime vittime. Sono belle appesine queste camere. Mamma mia, bel lavoro. Lassù dove va lui. Ma stai fermo, eh? Bisogna andare perché non si monta. Fermati, sono quelli dell'organizzazione. Guarda lì. Via. Oh, ma è stata una bellezza, una rivelazione proprio, perché non pensavo che le cave fossero così, non pensavo fossero così sia quelle interne, che dentro la montagna ci fossero delle vere e proprie cave, ma anche queste esterne che hanno dei dettagli. A parte che le strade sono così. Sì, vero. Io qua tra l'altro mi sono tagliato un dito. Che col drone, a prendere il drone, si è tagliato. Vabbè, ora scendiamo giù. Ci aspetta ancora una quarantina di minuti di strada. Scendiamo e arriviamo poi alla spiaggia, che lì ci sono ancora altre cose da vedere. Ciao! Ciao! Adesso ci guardiamo un po' di macchine, poi andiamo a cercare qualcosa da mangiare. O proviamo a farlo anche noi sulla sabbia. No, fortunatamente è solo per gli esperti, per i professionisti, per quelli del mestiere. Altrimenti lui quasi quasi... Un giretto. Vanno, potrebbe... eh? Vanno veloci, eh? Vi lasciamo un po' di visione anche a voi. Comunque, cogliamo l'occasione di ringraziare tutto lo staff che ha organizzato questo evento, perché ci ha portato a vedere dei posti davvero davvero belli. Guardate che mezzo. Allora, vi aggiorniamo. Siamo venuti via da Carrara, la marina di Carrara, dalla spiaggia, dove avete visto c'era questo percorso in spiaggia, direzione Sarzana. Andiamo a vedere là un po' cosa c'è. Teddy oggi è passato dalla polvere bianca del marmo, ci si è impanato bene, alla poi sabbia. Alla sabbia. E adesso vediamo cosa c'è in quella pista dove andremo, eh? Ho quasi paura. Dritto, dritto! Vieni, vieni! Stai dritto, non la
Daniel, c'è il pistoletto. Come si gira? Bravo. Sei bloccato. Sì. Vai, vai. Falla camminare, falla camminare, falla camminare, falla camminare. Vai, vai, dai, vai, vai, falla camminare. Drizzati, drizzati, vai. Vai, oh, vai, oh, vai, oh. Gente, dopo questa noi vi salutiamo con il signore che non gli è andata proprio bene la salita, però insomma può succedere. Vi salutiamo, ci vediamo alla prossima. E da Sarzana è tutto. Ciao. Sara.